Dopo la storica missione Rosetta che ci ha portato a tu per tu con una cometa, è la volta di un nuovo progetto internazionale che questa volta svelerà i segreti di un asteroide. Il prescelto si chiama Bennu, è un oggetto facilmente raggiungibile, su un'orbita non inclinata rispetto al nostro pianeta ed ha un diametro di circa 500 metri. Queste caratteristiche fanno di Bennu un bersaglio ingegneristicamente sicuro e scientificamente interessante. La missione, della durata complessiva di 7 anni, si chiama OSIRIS-REx ed è nata in casa NASA, seguita principalmente dalla University of Arizona e gestita dal Goddard Center, e a cui lavora anche l'Agenzia Spaziale Canadese. Nel progetto ci sono dei co-investigator di altri paesi, tra cui 3 italiani dell'Istituto Nazionale di Astrofisica, sono Elisabetta Dotto, John Robert Brucato e Maurizio Paiola. In comune con Rosetta, la missione OSIRIS-REx ha lo studio della superficie di un corpo celeste che ha visto nascere il Sistema Solare ed è sopravvissuto fino ad oggi. Questa volta però non ci sarà nessun atterraggio come fu per il lander File. La missione preleverà dei campioni grazie a un braccio robotico. Per capire dove è più opportuno cercare, la NASA si è affidata all'italiano Paiola, già membro del collaudato team di Rosetta. Il progetto di Paiola, supportato dall'Agenzia Spaziale Italiana, quantificherà la distribuzione superficiale e la densità di massi e sassi su tutta la superficie dell'oggetto, per poi aiutare nella selezione di siti adatti al campionamento, che dovrebbe avere un'entità compresa tra i 60 grammi e i 2 kg di materiale da far tornare poi sulla Terra. È lo stesso Paiola a spiegarci come avverrà il prelievo dal suolo dell'asteroide. Esatto, c'è un braccio che è circa lungo 3 metri, 3 metri e mezzo, che viene esteso dallo spacecraft stesso, viene allungato, è proprio come un braccio umano, quindi viene allungato questo braccio e diciamo sulla parte che entrerà in contatto con Bennu c'è una sorta di piccola aspirapolvere, è un cerchio di diametro circa 30 cm, sul braccio è presente del gas ad alta pressione, quindi una volta che questo cerchio con un certo diametro, una certa sezione viene ad toccare la superficie stessa, viene sparato del gas in quei pochissimi secondi, il gas fa sì che ci sia una turbolenza interna, la polvere viene alzata e poi viene a infilarsi in tutta una struttura interna di questo cerchio che viene appoggiato. Quindi in questa manovra di touch and go, poi il braccio si allontanerà, lo spacecraft osserverà se c'è un quantitativo sufficiente di grani, di polvere, di piccoli sassetti diciamo all'interno di questa struttura, e solo dopo averlo validato allora verrà inserito nella capsula sulla testa e poi verrà chiuso e si riallontanerà per andare sulla Terra appunto. La zona da cui prelevare campioni dovrà essere il più possibile pianeggiante, con polvere sulla superficie, sassetti più piccoli di 2 cm e senza emergenze rocciose troppo grandi, che rischierebbero di danneggiare l'apertura laterale dei pannelli solari dello spacecraft. L'atteso touch and go dovrebbe avvenire a metà del 2020. Il team si è dato un lasso di tempo tale da poter rimediare se ci fossero degli imprevisti, ma la missione nel 2021 di sicuro lascerà Bennu e poi il 24 settembre 2023 tornerà sulla Terra, è una data scolpita nel marmo, ci spiega Paiola. A quel punto, un po' del mistero dello spazio toccherà la superficie terrestre in tutta sicurezza. Quindi sulla Terra verranno di fatto portati indietro dei campioni prelevati dalla superficie di Bennu, ma le chiedo, non c'è un rischio di contaminazione? Allora, la capsula, diciamo, è stata pulita, è stata anche costruita in delle clean room, quindi chiaramente si ha un'idea di cercare di tenere il più pulito possibile la capsula che poi riporterà a terra questi campioni. Tutto quello diciamo che non si riesce a pulire, anche se hanno avuto dei livelli di pulizia diciamo estremi per una cosa di questo tipo, si hanno diciamo dei campioni anche sullo spacecraft in cui si dice ok, ci siamo portati a bordo determinati batteri, questo è il materiale che noi ci aspettiamo e che usiamo come confronto, se troviamo un qualche cosa di simile all'interno della capsula stessa che è stata costruita sulla Terra e nello stesso punto, nello stessa diciamo building, edifici dove sono stati costruiti anche lo spacecraft e altro, allora almeno abbiamo un riferimento, quello di sicuro è qualcosa di terrestre, il resto è tutto extraterrestre e ce lo portiamo direttamente da Bennu. Viene tutto, diciamo, la capsula resterà sempre chiusa, chiaramente durante l'ingresso in atmosfera, resterà chiusa nel momento in cui tocca la superficie in Utah,
Dopodiché prenderanno questa capsula con i campioni, la porteranno direttamente nei laboratori con livelli, diciamo, di pulizia e attenzione estremi a Houston, in un laboratorio Johnson Space Center di Houston, di conseguenza dove ci sono anche i campioni, diciamo, lunari e dove potenzialmente potranno essere inseriti anche i campioni di Marte una volta che ci saranno campioni che provengono dalla superficie di Marte. Quindi loro chiaramente hanno tutta una serie di laboratori ad altissimo, diciamo, sicurezza, livello, pulizia, in maniera tale da non contaminare niente. Solamente lì verrà aperta. È la stessa procedura, diciamo, che hanno fatto per la missione NASA Stardust, dove hanno preso dei grani invece della chioma cometaria. A quel punto, cosa dobbiamo aspettarci? Benno, così come la cometa Churyumov-Gerasimenko, di fatto è un corpo roccioso che viaggia nello spazio. Innanzitutto, perché affascina così tanto anche un pubblico non di scienziati, non di studiosi del tema? E poi che tipo di risposte ci aspettiamo dall'analisi di questi corpi? Cosa ci possono dire? Allora, i corpi cosiddetti minori del Sistema Solare, quindi fondamentalmente le comete e gli asteroidi, sono quelli che sono considerati i building blocks, cioè i mattoni che hanno costituenti, che hanno prodotto la Terra, che hanno prodotto i pianeti come noi li conosciamo. Di conseguenza sono un po' delle capsule di quelli che sono sopravvissuti e che ancora adesso girano nel Sistema Solare, sono considerati delle capsule del tempo. Nel caso delle comete, si ritiene siano dei corpi che hanno materiale organico, sono dei corpi che hanno anche una gran quantità di volatili, quindi ghiaccio d'acqua, ghiaccio di CO, ghiaccio di CO2, e nel caso degli asteroidi invece ci sono delle componenti chiaramente rocciose, principalmente questi volatili non si ritengono essere presenti con la stessa quantità delle comete. Colpiscono il pubblico perché chiaramente andare a studiare dei corpi che hanno costituito la Terra sulla quale viviamo e oggetti che ancora adesso potrebbero arrivare sulla Terra, costantemente arrivano meteoriti più o meno grandi sulla superficie terrestre, chiaramente sono legati all'umanità stessa. Quindi